Salve gente, benvenuti, altro episodio nel mondo di Halloween. E sì, ho visto i vostri commenti e penso che abbiamo appena preso una decisione molto importante. Proveremo ad evocare Herobrine in questo mondo, ma lo faremo in un modo un pochino diverso. Stavo anche un po' organizzando l'inventario e mi avete anche detto che ci sono le torce. Effettivamente sì, ci sono le torce qui in questi bauli, quindi prendiamole assolutamente, così abbiamo tutto il necessario per fare quello che sapete, eh? Ovvero il totem di Herobrine. Sì, lo faremo, lo evocheremo in questo mondo per tentare anche di combattere quell'altro essere molto cattivo che si vuole ancora vendicare contro di noi. Quindi il materiale lo abbiamo, dobbiamo solamente prendere le teste, perché comunque l'oro ce l'abbiamo. Abbiamo anche la pietra muschiosa, ma utilizzeremo un'altra cosa. Perché sì, come ho detto prima, vorrei provare a fare qualcosa di un pochino più particolare questa volta. E adesso vedrete come costruiremo questo totem di Herobrine. Prima di andare comunque da qualsiasi altra parte, meglio se... Sì, ci sarebbe anche da controllare qualche altro baule qui, non sarebbe male. Però non vorrei che arrivasse il tizio. Quindi facciamo una cosa, prendiamoci le teste e facciamo già il primo totem, prima che sia troppo tardi, perché poi se è troppo tardi arriva il tizio e succedono cose brutte. Quindi prendiamoci le teste che ci sono in giro. E intanto ovviamente vi ricordo il like per questa serie di Halloween. Magari ne potremo prendere anche qualche in più di teste. Non so se ci sono altre in qualche chest magari, Qui abbiamo già controllato, non c'è niente. Qui ci dovrebbe essere ancora il tizio strano, sì, che sta cucinando la testa. Però forse quella è meglio non prenderla, Non credo gradisca, ecco, questa cosa. Quindi forse è meglio se evitiamo di prendere precisamente quella testa, Prendiamone altre, ma facendo comunque attenzione. Oh mio Dio, è tornato, È tornato, cavolo. È tornato. Cavolo, no, è qua, è qua. Ok, no, no, nascondiamoci. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Non che sia tanto bello entrare qui dentro, però forse qui non viene, che c'è questo tizio. Spero non si abbia visti. Spero più che altro che non si abbia visti, perché ha rotto anche il vetro. O forse è entrato, non lo so. Forse è entrato, è andato di sopra? Potrebbe essere andato di sopra. Però che non si abbia visti però scappare di qui. Ma è una strategia tutta sua, a quanto pare, Sentite, approfittiamo per fare una cosa. Qui non è uscito. È sicuramente entrato. Facciamo una cosetta, facciamo subito un totem qua magari, sperando, ecco, di fare in tempo. Solamente che vorrei mettere una zucca al centro così, e poi qua sopra il resto da redstone e il materiale restante, ovvero le torce e poi ovviamente le teste. Non so se succede, mi è stato suggerito di provare, ma non so se è una buona idea, non so se funziona, non so niente. Nascondiamoci adesso qui nell'oscurità e vediamo se si attiva. Se non si attiva è un problema, ma comunque la pietra muschiosa ce l'abbiamo, quindi al massimo la recupereremo e utilizzeremo quella. Purtroppo cibo non ne abbiamo qui. Mi sa che siamo costretti a bere questi bicchieri. Servono per il rituale, ma al momento non abbiamo intenzione di fare alcun rituale, giusto? Teniamoci comunque un paio di scorta e vediamo se succede qualcosa, perché al momento... sembrerebbe di no, Chissà dov'è l'altro tizio, magari lo vediamo dalle finestre. Attenzione, attenzione! Si è attivato invece! Il totem si è... Che ca... Cos'è? Oh mio Dio! No, vai via, vai! Via! Essere schifoso, ok, un altro bicchiere. Attenzione, perché nella foresta effettivamente ci sono anche altre minacce, come sapete, Come sapete molto bene. Non sono le uniche minacce queste. Vediamo se arriva anche Herobrine, però in teoria l'abbiamo evocato, il totem si è attivato. Quindi in teoria ha funzionato? Non lo so. Non ne ho la minima idea.
Però qua, aspettate. C'è qualcuno in casa là. Si vede malapena, si vede malapena. Ma c'è qualcuno nella casa là dentro. Mi sa che è il nostro nemico, eh. Sì, sì, è appena uscito infatti. Si è accorto del totem. Si è accorto del totem. Era dentro la casa. Non, forse non ci ha visti rompendo il vetro che siamo entrati in quella stanza, dato di sopra. Non lo so, eh. Per ora è qui fuori. Pensa di spaventarmi con queste cose che non esistono. E invece ha funzionato, il totem si è attivato, quindi qualcosa deve esistere. Cavolo, è stato colpito da un fulmine. È stato colpito da un fulmine. Ora ci ricrederà, eh. Quello che ha detto, eh. Meglio se ci ripensi. Perché questo fulmine non penso sia un fulmine casuale. Infatti, guarda cosa. È abbastanza sconvolto, eh. E stiamo nell'oscurità, eh. Guardate. È sconvolto. Oh mio Dio. È il tranquillo. Oddio, ma gli occhi. Ha gli occhi diversi, avete visto? Attenzione, che si sta guardando intorno. Oh mio Dio. Ha gli occhi diversi comunque, eh. È apparso Irma, ma ha gli occhi diversi. Che cavolo. Sì, effettivamente è possibile evocare Irma sotto questa forma strana. L'ha anche attaccato, ovviamente, perché ha visto lui vicino al totem. Ha pensato che fosse un nemico. Ok, se n'è andato. Se n'è andato, eh? Ok, ok. Non so se noi per lui siamo mesi che abbiamo costruito il totem. Non è sempre così, Irma è un po' diverso, eh? Soprattutto in questa versione, in questa forma strana. Penso che sia un pochino diverso rispetto le altre forme, eh? Almeno questa è la mia idea. Oh mio Dio, quello si sta spostando. Dove sta andando? Oh. Rumori pesanti nel totem. Quello si è spostato comunque. Che sta facendo? Ah, mi sa che ha mangiato la testa. Ha cucinato e l'ha mangiata ora. Mi sa di sì. Penso proprio di sì. Comunque, questi rumori pesanti nel totem. Non è che è Irwin che vuole parlare con noi. Magari ha messo qualcosa sotto. In passato faceva queste cose. Vediamo un attimo se c'è un messaggio o qualcosa. C'è una chest. C'è una chest, infatti. C'è una cavolo di chest. E c'è un messaggio. Me ne servono di più. Oh mio Dio. Servono più totem a Irma, in poche parole. Ok, possiamo farli. Ci ha anche dato dei regali, comunque, come vedete. Ok, perdiamo tutto e sì, dobbiamo fare altri totem. E Irma, ovviamente. Ok, qui chiudiamo così nessuno scopre nulla, eh. Questi li buttiamo via. Però adesso dobbiamo andare a prendere altro materiale. Ok, possiamo farlo. Proviamo allora ad entrare. Penso sia l'unica cosa che possiamo fare. Facciamo attenzione solamente al tizio qui che non sembrerebbe essere molto amichevole ora, eh. Infatti sta venendo qui. Oh mio Dio! Il cavo ci ha sparato qualcosa! No, ci ha sparato qualcosa. Oh mio Dio. Non so se sta venendo qui. Sì, sì, oh mio Dio. Dobbiamo farlo fuori. Altrimenti cavolo ha bloccato la strada. Cavolo. Sì, spara delle cose. Però, ok, ha perso delle cose. E faceva anche molto male. E abbiamo anche usato il nostro ultimo colpo, eh. Oh mio Dio. Forse Irma sapeva di questa cosa e ci ha dato questi piccoli regalini per permetterci di sopravvivere. Sì, sparava delle cose. Che cavolo, eh. Faceva anche molto male. Andiamo di qua comunque, eh. Allora, altro materiale. Altro materiale. Altro materiale, cosa cavolo ci serve? Non è che ci sia molto qui, non è che ci sia molto. Aspettate, ok. Ci serve altro oro, ok, altro oro ne abbiamo. 31, ok, altri due. Torse ne abbiamo. Mancherebbero le teste. Teste? Sì,
teste. Abbiamo tutto. Oro, le zucche le prendiamo da fuori. Abbiamo tutto, teste. Oro, netherrack, torce. Abbiamo tutto, eh. Abbiamo tutto, abbiamo altre due teste lì, ok. Dovremo avere tutto. Se c'è altro oro ne potremo fare altri, ma... non mi sembra che ci sia. Che cavolo, rumore inquietante. Aspettate, questi sono proiettili. Che cavolo. Ok, attenzione, eh. Attenzione. No, le ragnatele. Sa che l'abbiamo visto, eh. Sa che l'abbiamo visto. Dobbiamo semplicemente vedere cosa fa e poi noi scappare o... Non serve, non sprechiamo colpi, non sprechiamo colpi. Di qua, di qua, di qua, sì. È la strada giusta questa, strada giusta. Serve però qualche torcia, eh. Qualche torcia, qualche torcia, qualche torcia. Ok. Non so dove sia, non so dove sia. Andiamo di qua, facendo attenzione, perché ci sono varie cose. Le zucche però. Devo fare super in fretta. Super in fretta, super in fretta. Prendiamo le tre, dai, prendiamo le tre. Via, 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 via. Ti avrà sicuramente visti, eh. Cerchiamo di farci perdere qui. Corri, corri. Attenzione però anche a dove camminiamo in realtà, eh. Li ho rischiato un po', eh. Cavolo, qua non si va da nessuna parte. Insomma, ci ha persi comunque, perché stiamo correndo già da un po'. Stiamo facendo anche delle strade un pochino strane. Il problema è che senza torce non si vede niente. Quindi si potrebbe vedere questa torcia, soprattutto ora che stiamo andando un po' verso l'alto, ma... siamo un pochino protetti qui. Abbiamo fatto la strada peggiore comunque, eh. Abbiamo fatto la strada peggiore, mi sa. Comunque ci siamo, per fortuna. Sì, sì, ci siamo. Ecco il villaggio. Facciamo subito i totem, dai. Allora, totem, totem, totem. Serve questo, questo. Quindi, allora, mettiamo prima la zucca, così non sbagliamo. Ok. Facciamo un altro qui. E facciamo un altro qua dietro. Mettiamo la zucca. Ok. Un attimo, un attimo. Ok, che noi siamo dei semplici aiutanti, però... che cazzo. Mio Dio, che occhi strani. Oh mio Dio, neanche ce l'ha lasciati completare. Completiamoli, completiamoli. Intanto lui li ha già accesi. Dobbiamo semplicemente mettere le teste noi. Ci penserò io. Ok, mi sa che farà qualcosa, Ha capito che vogliamo aiutarlo. E stiamo facendo questi totem, ora li ha anche attivati. Molto bene, molto bene. Mi sa che se n'è andato, sì, se n'è andato. Ci penserà lui quindi, Ci penserà lui. Rigeneriamo, vabbè, ci ha dato le mele. Mangiamone un'altra, dai. Purtroppo anche un'altra. Spero che ci dia però qualche altro piccolo aiutino, spero di sì. Comunque non male, Continueremo, sì, si va un pochino oltre il 31, quindi, con questa serie. La prossima volta si riprenderemo esattamente da questo punto e mi sa che ci sarà uno scontro, Almeno così sembra. Detto questo, quindi, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo il like e ci si vede domani con un altro video e non solo. Alla prossima, ciao!